Tra le novità che continuamente affiorano dall'inventario Giacomelli, spicca una serie di negativi recanti la data 1928, a quanto pare del tutto inediti, nelle quali la compagnia italiana Grandi Alberghi documenta la presenza nelle proprie strutture di alcuni protagonisti di grande impatto nella sensibilità mediatica del tempo, vista anche la ricchezza di inquadrature e la singolarità delle pose realizzate. L'identificazione non lascia dubbi. Si tratta di Luigi Pirandello e di colei che oggi, specie dopo la pubblicazione integrale dell'epistolario che li ha legati per oltre 10 anni, viene considerata a ragione la musa ispiratrice dell'ultima fase della sua produzione artistica, e cioè l'attrice Marta Abba. Accanto a loro la sorella di Marta, Celestina Abba detta Tina o Cele, che la grande interprete volle fortemente coinvolgere nelle produzioni pirandelliane, seppure in ruoli di secondo piano. Giacomelli documenta l'arrivo dei tre al pontile privato d'attracco della Ciga di fronte alla Salute e poi dà corpo a una serie di scatti con una forte connotazione estetizzante, sfruttando la skyline veneziana di grande effetto da una terrazza d'albergo all'ultimo piano. Si tratta dell'altana dell'albergo Regina Vittoria, chiusa ai clienti ma ideale per un set fotografico del genere. La struttura si trovava in corrispondenza del Ponte dei Fuseri e siamo in grado di conoscere il luogo per l'allineamento di prospettiva verso sud del campanile di San Moisè e della Cupola della Salute, mentre a est si impone la mole molto vicina del campanile di San Marco, con la Torre dei Mori alla sua sinistra. Se teniamo fede alla data del 1928, indicata nella scatola, l'occasione è data da una tappa veneziana della tournée della compagnia Teatro d'Arte, fondata nel 1924, di cui Luigi Pirandello fu direttore artistico e capocomico, impegnata nella messa in scena del suo dramma La Nuova Colonia. La dimensione di uomo di teatro a tutto tondo di Pirandello, della conduzione artistica della compagnia, è ben documentata e riaffiora anche da una ripresa dietro le quinte dell'epoca, per mano dell'Istituto Luce. Marta Abba e Pirandello si ritroveranno a Venezia 6 anni dopo, nel 1934, in occasione delle prove del Mercante di Venezia diretto da Max Reinhardt per la Biennale Teatro, con Marta nel ruolo di Porzia e Pirandello, sponsor della sua attrice prediletta e grande estimatore del regista austriaco, coinvolto nel seguire tutte le prove dell'allestimento in campo Santrovasolo.